Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi qui ad Amsterdam ci sono 50 gradi e mi sudano i baffetti, quindi non fateci caso, ok? Mi è appena arrivata la spesa. Tadà, eccola là. Mi è appena arrivata la spesa che ho fatto online e visto che è uno dei video che mi chiedete di più è un vuota la spesa, ho deciso di filmarvelo oggi, visto che ne avevo fatto in realtà uno non appena mi ero trasferita qui in Olanda, tipo l'anno scorso. E vi era piaciuto tantissimo, quindi è ora di farne uno nuovo. Adesso vi faccio vedere tutta la mia spesa che ho fatto questa volta. Naturalmente non è la stessa spesa che faccio ogni volta, però vi faccio vedere le cosine che ho preso stavolta. E ci tengo sempre a specificare che non sono una dietologa, che non vi devo dire che cosa dovete ordinare voi o comprare voi al supermercato. Vi faccio semplicemente vedere quello che ho preso io stavolta. Penso che vi piacerà molto perché ci sono diverse cose. Naturalmente qui nei supermercati olandesi che in Italia non si trovano, che secondo me vi incuriosiranno molto. E stavolta vi faccio vedere anche esattamente come mi arriva la spesa impacchettata, perché hanno un metodo tutto particolare qui di impacchettarti la spesa e di portartela, almeno all'Albert Heijn, che è il supermercato dove ordino io solitamente. Questa è la spesa, arriva sempre, parte in questa cassetta azzurra di plastica. Parte arriva in questa busta trasparente, sempre di plastica, e poi un'altra parte della spesa mi arriva in queste buste di carta. E adesso vi spiego, perché inizialmente non mi era chiara la logica appena mi ero trasferita. Adesso ho capito che tutte le cose fresche, cioè del banco frigo, le mettono in queste buste trasparenti, tutte le cose che arrivano dal banco, forno, pane, dolcetti freschi, invece le mettono in questa busta di carta. Tutto il resto invece viene messo qui in queste cassette che poi vi faccio vedere quando la svuotiamo. Sono super comode perché si possono appiattire e poi le riprendono al prossimo ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque direi di iniziare con questa parte della spesa, cioè le cose che non vanno, cioè che vanno in dispensa, diciamo che non sono fresche. Ve le sistemo bene qui sul tavolo, così vi faccio vedere tutto individualmente, altrimenti da lì è un po' un casino. La prima cosa che ho preso, non le prendo spessissimo, però ogni tanto con il ragù mi piacciono e sono le tagliatelle. Ho trovato quelle della De Cecco, che secondo me sono le più buone. Non c'è una confezione più piccola, il minimo è mezzo chilo che finirò in non so quanto tempo, però appunto appena le ho viste le ho prese, perché onestamente non le trovo sempre. Poi una cosa che non può mai mancare nella mia spesa, lo sapete, ne mangio a chili, sono le olive verdi. Niente di speciale, ma io ne vado matta e prendo sempre quelle snocciolate. Io, vabbè, se mi seguite i tempi, da quando ho iniziato il canale, ve ne parlavo spesso. Io adoro quelle della Saclà, che purtroppo qui non trovo perché è un marchio italiano, e qui trovo queste. O c'è il marchio del supermercato che però non mi fa impazzire, oppure ci sono queste. Carbonelle è il marchio. Non sono, devo dire, le migliori olive che io abbia mai mangiato. Sicuramente quelle italiane sono tutte più buone, però mi accontento e sto pensando di fare scorta delle olive Saclà tra poco che vado in Italia, che non sarebbe una cattiva idea. Comunque, intanto devo sempre avere la mia scorta di olive, quindi mal che vada, queste vanno bene. Poi ho preso, allora, queste non so se in Italia questo si trova, ditemelo voi. Mi sono resa conto che mi piace un sacco la quinoa e mi piace sia nelle poke bowl, anche per mangiare così come contorno. E quindi ho trovato queste lattine che sono super comode, è già pronta e sì, non ha tantissimo gusto, non prendiamoci in giro, però insomma non mi dispiace. E poi ho preso sempre della Bonduelle anche il mais. Dovete sapere che ho dei gusti estremamente difficili ed ho iniziato a mangiare mais solo da pochi anni. Prima non l'avevo proprio mai toccato nella mia vita, quindi per me è una cosa relativamente nuova il mais. Poi qui ci sono le fette biscottate e c'era un post che girava su Instagram un po' di tempo fa in cui dicevano appunto in Olanda hanno le fette biscottate rotonde.
Io l'ho data sempre per scontata questa cosa, non mi ero resa conto che in Italia non esistono. Sono anche un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo in Italia, hanno appunto un piccolo spazietto per prenderle con il dito, però sì, sono un pochino più spesse rispetto a quelle che abbiamo noi in Italia, cioè parecchio più spesse in realtà, sono praticamente il doppio. Si trovano anche quelle classiche sottili e quadrate, però qui tantissimi mangiano queste, e queste sono naturali perché ci sono anche con altri gusti, altre robe. Io prendo sempre queste naturali, e questo è il brand del supermercato, sempre dello stesso marchio del supermercato. Ho preso anche il pan grattato, che era l'unico che ho trovato, ed ho preso quello naturale perché c'era anche la versione con le spezie, una roba del genere, insomma. Io ovviamente ho preso quello classico, e qui lo vendono appunto in queste scatoline di carta, di cartone. E poi qui, insultatemi pure, me lo merito, ho comprato il ragù pronto. In Italia amo quello della Star, qui invece l'unico che trovo è questo della Bertolli, che onestamente non mi fa impazzire, l'avevo preso solo una volta. E devo dire che insomma quelli che abbiamo noi in Italia sono mille volte meglio, però quando ho voglia di ragù almeno questo ho, perché non ho nessuna intenzione di andare a cucinare per mezza giornata. E questo si chiama, sì, è del brand Bertolli, che è un brand italiano comunque, però non penso che questa così si trovi da noi in Italia, e si chiama bolognese, che sarebbe il ragù praticamente. Al di fuori dell'Italia la chiamano salsa bolognese, che alla fine ci sta. E poi queste, niente di speciale, sono cipolle. Pensavo di aver ordinato quelle più grandi, invece sì, mi hanno portato queste piccoline, ma insomma le uso per il soffritto, non mi cambia tantissimo, e le avevo finite. Poi sempre della De Cecco ho preso le linguine. La mia pasta preferita sono gli spaghetti, in generale la pasta lunga, quindi non può mai mancare a casa mia un pacco di linguine, un pacco di spaghetti e possibilmente anche di bucatini. Poi da bere ho preso, ultimamente, se ho avuto la fissa per la Coca Zero per anni, adesso ho la fissa per il tè. In particolare mi piace questo alla pesca. Qui è da pochissimo uscito il tè zero, ragazzi, cioè l'ho trovato per la prima volta lo scorso inverno al supermercato, e c'è solo un brand che lo fa ed è la Lipton, quindi ho preso appunto pesca zero. E poi ho preso sempre della Lipton, questo è buonissimo, è il tè mint and lime. Di questo la versione zero non c'è, ma c'è scritto che contiene pochi zuccheri, insomma non è assolutamente troppo dolce, ma è super rinfrescante, mente lime, io adoro. Poi questa è una novità che ho scoperto da poco, ed è la Stroopwafel pasta. Gli Stroopwafel li conoscete sicuramente, sono questi biscotti tipici olandesi, e se venite in Olanda dovete assolutamente assaggiarli. E ho scoperto che c'è la pasta spalmabile allo Stroopwafel, ragazzi, è buonissima, davvero stratosferica, cioè non posso dire che sia meglio della Nutella, però diciamo magari allo stesso livello, oso dire allo stesso livello. E poi ci sono pomodorini ciliegino, che non so come mai siano qui e non nella busta della frutta, verdura, cose fresche, ma comunque. Sì, a me non piacciono i pomodori, però li uso per fare tipo il sugo, praticamente. E quindi sì, prendo sempre questi piccolini, e quando non sono troppo pigra tolgo la buccia, perché non mi piace per niente trovarmela nel sugo. E poi ho preso, sì, una rete di limoni. E le banane prendo sempre, quasi sempre, quelle della Chiquita. Cassa svuotata per questa, queste sono le ultime cosine. Ho preso questo latte di mandorla, stavolta non dolcificato, senza zucchero praticamente. Anche questo è del marchio del supermercato, ho sentito dire che è molto buono. Di solito prendo quello della Alpro, per questo ne ho preso solo uno, perché devo provarlo, vedere com'è. E sì, bevo sempre il latte di mandorla, non perché io, sono un po' intollerante al lattosio, ma non perché io sia vegana, semplicemente mi piace molto di più del latte normale. E poi ho preso
Vabbè, questi sono i ricambi per lo spazzolino elettrico Oral-B. Penso di avervelo già fatto vedere, ma non ne sono sicura, forse in un vlog. È una cosa che noi in Italia non abbiamo assolutamente, sono delle fettine molto sottili, in questo caso al cocco e fragola, o è solo cocco? No, mi sa che la parte rosa è fragola e vanno messi, sono fatti praticamente della forma del pane, di un, come se un filone di pane tagliato a fette, praticamente come nella foto, e sopra ci mettono questa, appunto, questa, non so come chiamarla onestamente, sono tipo delle fettine dolci che sanno di cocco, ci sono diversi gusti, questo appunto cocco e fragola, e con il pane stanno bene sia come spuntino che per colazione. Non lo so, no, si chiama Cocos Broad, ma appunto da noi non esiste, quindi non ha traduzione in italiano. Non lo prendo sempre, è una cosa che ho assaggiato a casa di Demesa e poi mi è piaciuto un sacco, quindi adesso ogni tanto lo compro. E, sì, particolare perché da noi non penso esista assolutamente niente di simile. Eccoli qui i nostri famosissimi Stroopwafel di cui vi parlavo prima. Questi sono con burro e all'interno c'è lo sciroppo. Sono buonissimi, se li scaldate al microonde per 10 secondi sono ancora più buoni. Io ho preso la versione mini stavolta perché quelli standard sono troppo grandi e sono troppo pesanti perché sono veramente molto, molto dolci, quindi questi piccolini li preferisco. E poi ho preso queste gallette di riso ricoperte di cioccolato al latte. Sono semplicissime, le abbiamo anche noi, non mi fanno impazzire, ma ogni tanto mi piace prenderle perché se, tipo come spuntino, se non è ora di cena, non è ora di pranzo, io ho fame, sono leggere ma dolci. Poi del bancoforno ho preso soltanto una cosina stavolta e sono questi, ragazzi, da quando li ho provati non posso più farne a meno, sono i muffin con i pezzettoni di cioccolato più buoni al mondo, sono stratosferici, li fanno loro, sono freschi e i pezzettoni di cioccolato sono giganteschi, sono, vabbè, sono strabuoni, li adoro. Questa invece è la busta dove ci sono tutte le cosine che vanno in frigorifero. Immancabili naturalmente ad ogni spesa i miei frappuccino di Starbucks. Non sto più prendendo quelli nel bicchiere di carta. Ultimamente prendo solo le bottigliette, non so se queste ci sono in Italia, sono strabuoni e ho preso due gusti diversi. Sì, il primo è questo al caramello, che è il mio preferito, mamma mia quanto è buono. E poi ho preso anche cookies and cream, anche questo molto buono, sono, naturalmente sono molto dolci, vi deve piacere, vi devono piacere i drink di Starbucks che sono tutti parecchio dolci, però non li bevo neanche ogni giorno, ragazzi, quasi ogni mattina, ma non posso farne a meno. E poi della Optimal, brand che abbiamo anche noi in Italia, ma non so se da noi in Italia la Optimal fa lo yogurt da bere. Ho preso lo yogurt da bere al lampone, buonissimo. Questo è al 0% di grassi e non ha zuccheri aggiunti. E di solito prendevo la confezione da 1 litro, che però era troppo grande, quindi sono contenta che ci sia anche quella da mezzo litro più piccolina. Poi uno dei miei frutti preferiti, i lamponi, non possono mai mancare nella mia spesa. Li mangio così come snack, oppure li mischio allo yogurt, oppure li faccio tipo in uno smoothie, in un frullato, insomma, adoro. E poi, altra frutta, ho preso due avocado. Uno mi sembra super maturo, l'altro per niente. E anche questi ormai sono una droga, non possono mai mancare. Amo farmi l'avocado toast, lo sapete, vi ho fatto vedere anche più volte come lo preparo. E poi ultimamente mi stanno piacendo tantissimo questi dessert al cioccolato. Prendevo i budini, quelli classici, però poi ho trovato questi che hanno meno zuccheri, meno grassi. E ragazzi, sono buonissimi. Sono al cioccolato fondente. Io non amo il cioccolato fondente, ma questi sono molto buoni della Alpro. Non so se li abbiamo anche in Italia, ma sono appunto a base vegetale. E sì, sono dei normalissimi budini, appunto a me piacciono un sacco, quindi ultimamente sto prendendo più questi che i budini normali. Ultime cosine dal banco frigo e per la nostra spesa sono queste. Questi sono i kiwi, che saranno identici, uguali a quelli che abbiamo anche noi, sono quelli verdi. Mi piacciono anche quelli gialli, però quelli verdi sono un pochino più acidelli, mi piacciono di più. E poi prendo sempre
sempre se voglio farmi un panino, questo pollo affettato è super super sottile e sì, lo preferisco al prosciutto normale. E poi ho preso questo, ragazzi, questo si chiama Skyr ed è un prodotto, se non sbaglio, si trova qui moltissimo, è molto famoso, ma è originalmente di un paese della Scandinavia, non mi ricordo quale, e si trova sia come prodotto da bere che in questi vasetti come yogurt, e io non vi so descrivere, cioè è buonissimo, è dolce ma non troppo, non è yogurt ma non è neanche un budino, dovete assaggiarlo. E questo ha 0% di grassi e 0% di zuccheri, questo è al mirtillo, ma avevo provato anche quello alla vaniglia e ragazzi, pazzesco, non so se si trovi questo prodotto in Italia, ma se vi capita dovete provarlo. Poi ho preso il prezzemolo fresco, che purtroppo hanno solo nelle confezioni di plastica qui. Preferisco quello fresco a quello surgelato, ha molto più sapore, quindi ultimamente sto comprando questo. Poi ho preso due succhi freschi, sono delle centrifughe, dei succhi che fa il supermercato. Non hanno nessun tipo di ingrediente aggiunto, c'è solo acqua e frutta. E uno è, allora, questo è buonissimo, ma non lo trovo sempre. Questo ha frutto della passione, ananas, carota e sciroppo d'agave. Anche se a me non piace l'ananas, qui non si sente tantissimo, ma sento moltissimo il frutto della passione, che è uno dei miei frutti preferiti. E l'altro è molto simile, ma ha il succo d'arancia, il limone, la menta e lo sciroppo d'agave. Questo in realtà è il mio preferito. Appunto, io amo l'abbinamento menta e limone, oppure menta e lime. E poi, ultima cosina, ho preso questo, se i succhi non si suicidano giù dal tavolo, ho preso questo salmone affumicato. Prendo sempre le porzioni più piccoline perché altrimenti quello grande non riesco a finirlo e poi si asciuga. E questo di questo brand, che non so neanche quale sia il brand, no, è il brand del supermercato. Questo è un ottimo salmone perché, vedete, non ha assolutamente grasso, quindi è un salmone che vagava tranquillo per i mari e non è stato allevato, quindi appunto mi piace molto questo salmone, è sempre magrissimo e lo prendo sempre di questo brand. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere perché sono così comode queste cassette e come faccio poi ad appiattirle. Praticamente basta spingere all'interno i due lati. Ok, io faccio così e poi alzo entrambi i lati, appunto con una mano è impossibile. Arriviamo a questo punto e si appiattisce direttamente così e poi la restituisco la prossima volta che ordino la spesa e me la portano. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto e fatemelo sapere, è importante, perché se vi è piaciuto ve li farò ogni tanto, sempre questi svuota la spesa olandesi. Come al solito vi mando un bacio gigantesco perché vi voglio tanto bene e siete pronti per il nostro abbraccio finale immancabile, venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. Penso che dalla prossima settimana, invece, visto che in tantissimi avete detto che dovrei iniziare a caricarli alle 2, penso che faremo un esperimento e dalla prossima settimana li caricherò alle 2, però appunto domani ancora orario vecchio, 17:30 vi aspetto. Ciao!